Rieccoci qui, nel via Viviani, si riparte, si ricomincia una nuova stagione all'orizzonte. Come stai? Va bene, dopo un bel reset di questo 2020, 4 settimane senza far nessuna pedalata, neanche giretto in bici, quindi... È staccato completamente, proprio per azzerare un anno proprio che non è andato, la verità è quello, quindi in tutti i sensi. Quindi c'era da ripartire, più motivati di prima, arriva un anno comunque importante che sembra... come approcciare l'anno scorso, perché il 2021 sarà un anno olimpico come lo doveva essere il 2020, e partiamo da qua, perché questo è il primo raduno con la nazionale pista, con quel gruppo che si giocherà quei famosi 5 posti più uno che sarà Ganna, 6 per la pista, per l'Olimpiade, quindi partiamo motivati, c'è qui tutto lo staff, c'è qui tutti gli atleti che potranno contendersi quel posto nel quartetto, e siamo più motivati che mai. Tu sei insomma sempre stato il capitano, la chioccia, diciamo così, già da diversi anni, da dopo Rio, insomma. Come vedi i ragazzi crescere, a parte Filippo che chiaramente ha avuto un'esplosione quest'anno, certo. Come vedi gli altri anche, come li hai ritrovati? Ah, secondo me, guardando indietro, dobbiamo guardare un punto di partenza che è stato quel mondiale a Londra nel 2016, proprio prima delle mie Olimpiadi di Rio. Anche per te era stato, no? Sì, assolutamente. Quella volta la prima volta del quartetto sotto i 4 minuti, quindi quello è stato veramente un punto di partenza con questo gruppo, e poi si è lavorato tanto, sono passati 4 anni anche pieni. Anche io poi, no? In un modo o in un altro, il quartetto assolutamente è stato un'esperienza. Assolutamente sì. Mm-hmm. E è bello vedere che siamo in tanti e siamo lì a giocarcela, vuol dire che tutti abbiamo le possibilità di fare quel 4,50, 4,46 che hanno fatto i ragazzi all'ultimo mondiale, una sfida incredibile con la Danimarca, ed è bello che siamo in tanti, perché c'è Filippo, ci sono io, c'è Scartezzini e Lamont, che sono una certezza, stima, no? assolutamente sì, c'è Liam Vertazzo, ma ci sono i ragazzi come Simeone che abbiamo ritrovato proprio quest'anno, quindi è un piacere vedere che anche magari chi va poi torna e si mette sotto per essere competitivo, come dici te. Poi la competitività porta a migliorarsi, sì, e quindi sarà brutto poi quando saranno a fare delle scelte, però tutti i ragazzi qua sanno che l'obiettivo è uno solo, i più forti andranno a Tokyo e i più forti cercheranno di portare una medaglia all'Italia. Abbiamo visto infatti anche Marco lì, la prima, ovviamente ha diverse opzioni da giocare, sì. Vedrà poi all'ultimo momento. Il calendario chiaramente purtroppo è ancora un punto interrogativo, purtroppo la pandemia sappiamo ha cancellato il Down Under, ha cancellato il Tour of Colombia, probabilmente c'è un punto interrogativo ancora sull'Argentina che al momento, certo, è in calendario, ma molto probabilmente dovrebbe saltare. E in Argentina ci saresti andato te, sì, con Sony, la squadra azzurra, insomma, sì, proprio per vista. Quale può essere il calendario alternativo? Ma penso che abbiamo sempre optato per una partenza anticipata per quanto mi riguarda, quindi non essendoci il Down Under avevamo dirottato sull'Argentina, ma vedremo come si evolve la situazione nei prossimi giorni. Se non sarà, vedremo di riprogrammare tutto. Ovvio che probabilmente in quel periodo non ci saranno altre gare, quindi gennaio è ancora troppo presto per la stagione europea, quindi aspetteremo l'inizio della stagione europea e vedremo come cambiare questo inizio del 2021 su strada. Però penso che sia un buon periodo gennaio per tutti insieme ritrovarsi comunque con dei raduni come questo di 3 giorni qui in pista, e poi perché no, un bel ritiro al caldo che può essere Gran Canaria, Mallorca, insomma, se è possibile viaggiare sarebbe una buona opzione, perché comunque possiamo sostituire le gare con degli ottimi allenamenti su strada, dei lunghi su strada, con un gruppo così anche di stradisti, perché comunque a Filippo, a me, a Consonni, a Bertazzo, comunque dobbiamo fare una stagione su strada, quindi porterebbe tutti i ragazzi a alzare l'asticella anche sulla resistenza su strada. Ultimissima domanda, parliamo appunto invece di te a livello, sì, personale, strada, appunto, obiettivi quindi importanti, il nuovo Omnium, diciamo così, è quello che si addisce di più, nel senso che, sì, comunque può favorire gli stradisti da questo punto di vista. Quale sarà il tuo calendario, insomma, sempre appunto che ti venga confermato? No, certo, alla fine cercheremo, speriamo, incrociamo le dita che tutto il calendario europeo sia confermato, perché le gare ci sono in calendario e speriamo che con questo sistema della bolla, come abbiamo fatto nel 2020, si possa andare alle corse. Ovvio che pianificando un po' la stagione, il giro cade meglio con l'Olimpiade, è ottimo per poi avere il tempo di preparare l'Olimpiade, ma è vero anche che voglio vincere le tappe al Tour, quindi 8 tappe al Tour stanno sbilanciando tanto i velocisti ad andare al Tour quest'anno. Vediamo il percorso del giro e in base a quello poi si deciderà se uno o l'altro. È ovvio che tutti e due in quest'annata qua è impossibile farli,
Bisogna vedere anche le ambizioni del team, le ambizioni del team sicuramente sono alte al Tour de France, ma c'è un Yael Martin che ha dimostrato l'anno scorso di poter fare grandi cose un Tour, quindi ci siederemo a un tavolo e vedremo quali sono le tattiche del team e le opportunità che offrono le gare. È ovvio che Tour de France con 8 tappe sarebbe difficile da rifiutare, è vero anche che se pensando a Tokyo il giro è la strada migliore. C'hai, diciamo, ancora tempo per decidere ovviamente con la squadra e con Marco Villa. Ultimissima domanda, ci sarà possibilità di vederti anche in pista? Penso, la Nation Cup? Sì. Abbiamo fatto uno delle valutazioni che abbiamo fatto degli anni scorsi, dell'anno scorso è stato comunque anche il fatto che ho fatto molta meno pista probabilmente mi ha tolto qualcosa e quindi la pista tornerà nei miei calendari sia negli allenamenti che nelle gare, quindi non ci saranno i mondiali perché per la nuova riforma sono stravolti e quindi andranno in estate. E vedremo le gare classe 1, sia le gare classe 1 che le 6 giorni resta